Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati in questa veloce, breve ma intensa puntata del Summer News. Non potete capire le notizie di stamattina, che sono due ma immense, grandissime. Meno male che ci sono i nostri modder italiani che ogni tanto ci sparano là queste notizie che ci rendono vivi. Innanzitutto ieri è uscito l'Oxbow Pack nella indifferenza più totale, quindi lasciamolo perdere. Prima di cominciare, ragazzi, lasciate un bel like, iscrivetevi, vi aspetto anche sulla mia piattaforma Viola che trovate in descrizione qua sotto, dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere. E se avete Amazon Prime potete pure abbonarvi gratis, aiutarmi a sostenermi col canale. Vi prego di lasciare un bel like, un'iscrizione su questo canale e soprattutto di farmi un regalo gratis. E dice, come possiamo fare, Robby, a farti un regalo gratis? Iscrivetevi al mio secondo canale, RobbyMello81Extra, che trovate qua sotto, dove porto videogiochi vecchi, passati, presenti, futuri. Di tutto, ragazzi, di tutto, vi aspetto anche di là. Ragazzetti miei, guardate un po' la prima delle due bellissime notizie di oggi, ovvero Peppe ci ha mostrato il suo Fiat 480 texturizzato. Quindi vi ricordate, eravamo rimasti alla sua versione diciamo senza texture, e qui invece abbiamo già la versione con le texture, quindi direi che i lavori vanno avanti, stiamo a buon punto e possiamo già vedere qualche particolare. La griglia col motore che si vede dietro, guardate un po' che spettacolo. Abbiamo anche l'altro lato, e i più esperti avranno già riconosciuto parti che a me sicuramente sfuggiranno, chi ce l'ha magari nella realtà. Guardate qua che bello, mi piace un botto, raga. 480 DT anche da sopra possiamo già dare uno sguardo al cruscottino. Vedete, al volante, il sedile, l'idraulica, diciamo, chiamiamola idraulica, posteriore, con i vari agganci. Mamma mia, che bellezza. Vediamo anche le ruote, insomma, le gomme. Bello, bello, raga, bello. Ovviamente non abbiamo una data, non sappiamo quando uscirà, quindi chi lo sa. E per favore non mi fate domande che vanno fuori al contesto, perché io so già che arriverà quello che scriverà: ma il TK è il cingolato, ma che ne so, cioè sta a far vedere questo, sta a fa sta mod qui, chi sta a chiedere il TK, che ne so, devo sta calmo. E questa è solo la prima delle due notizie fantastiche per chi ama Fiat e Fiat Agri come me. L'altra notizia arriva da casa Edomod. Guardate un po', due o tre ore fa, insomma, Edomod che cosa ha condiviso sulla sua pagina Facebook. Andiamo a leggere, venite con me. Con estremo piacere, a nome mio e di CR82, ringrazio tutta la community di Farming per l'enorme supporto, calore e apprezzamento mostrato verso il nostro piccolo 180. Il risultato raggiunto va, a soli 3 giorni dall'uscita del mezzo, già oltre ogni nostro più roseo pronostico. Quindi un super mega successo. Un risultato talmente grande che non bastano queste parole per ringraziarvi. Per questo abbiamo deciso che porteremo in Farming Simulator, sturatevi le orecchie, aprite le orecchie, quanti più mezzi Fiat Agri il tempo a disposizione ci consentirà. E non parlo solo di trattori, trebbie Fiat Agri, trince Fiat Agri, magari imballatrici, roba della Fiat. Mamma mia, ragazzi, c'ho la pelle d'oca. Oh, mi è venuta la pelle d'oca. Io, perché adesso non c'ho la webcam e non ve la posso far vedere, ma c'ho tutta la pelle a scaglie di parmigiano praticamente. Mamma mia. E questa notizia qua, ragazzi, qui, cioè l'hype ormai sta uscendo fuori come non lo so. È il momento di dare a voi, a questo marchio, ciò che meritate. Sotto le immagini dell'aggiornamento del 160, 180, 90, a cui stiamo già lavorando, immagini che adesso andremo a vedere. Però mi voglio ancora soffermare un attimo, ragazzi, su porca miseria, su questa notizia, che per chi come me ama l'agricoltura italiana, i mezzi storici, soprattutto roba Fiat e Fiat Agri, da quanto tempo non vediamo una trebbia, una trincia, sta roba qui Fiat Agri su Farming, fatta bene, no, convertita a KDK, insomma, raga, e soprattutto su console, da quanto che non vediamo una trincia, una trebbia, roba Fiat Agri Laverda. Ragazzi, non sto più nella pelle. Edo, ti amiamo. Edo, CR82, vi amiamo.
E questo è lo screenshot che ha messo Edo dell'aggiornamento al Fiat Agri a cui stanno lavorando. Come vedete diventerà ancora più tamarro. Bellissimo, bellissimo, raga. Ma che vogliamo di? C'è gente che c'è il coraggio pure di lamentarsi. C'è gente che c'è il coraggio pure di sta criticando. Cioè, veramente, raga, ho fatto un video un po' di giorni fa su Radio Robby dove parlo di sta gente. Andate a vederlo perché ci ha avuto pure poche visual, vista l'importanza dell'argomento. Andate a recuperarvelo. Parlo di quanto le fazioni, i soldatini e le male lingue uccidono le community. Andate a vedere quel video, che più o meno è la mia idea riguardo queste cose qua. Detto questo, ragazzi, grazie veramente ai nostri modder italiani per tutto quello che fanno. Ringrazio tutti voi di essere arrivati fin qui. Ringrazio gli amici abbonati, anima, vita e cuore del canale, consente al canale di sostenere da parte per tutti questi contenuti. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!